vi dico, come vi avevo promesso, Ferragosto è alle porte, gnocchi per tutti. Ciao amici qui di Dio Cuore la Cappa e benvenuti qui, sempre sulla... Nella nostra tavola. Nella nostra cucina virtuale. Bravissima. È già confuso perché sa che deve mettersi all'opera per preparare quel suo tipico piatto estivo col quale mi ha conquistata. Oggi ragazzi, a grande richiesta del popolo di Due Cuori una Cappa, devo dire, quindi è tutta colpa vostra, e io starò lì a contare gli gnocchi che mangerete, e guai se ne lascerete solo uno. Lascia perdere. Il nostro caro chef, che ci ha preso gusto a stare tra i fornelli, ci preparerà i suoi fantomatici, fantasmagorici, caldi, ma quanto sono caldi, gnocchi! Con cosa, caro? Mascarpone, spinaci, speck e spinaci. Speck. Chiamate Heidi e spostiamoci sul piano da lavoro. Ciao a tutti e benvenuti qui con questo simpatico fresco di agosto a preparare un piatto tipico appunto estivo. Come si chiama? Gnocchi, mascarpone, spinaci, per Ferragosto. Domani in spiaggia, anguria e gnocchi al mascarpone, spinaci e speck. Mi raccomando, e provo l'affumicata per rimanere leggeri, e se non li mangiate tutti, vengo lì a ingargaruzzarveli uno per uno. Incominciamo. Allora, conto degli ingredienti leggeri per due o tre persone. Anche allora, 4, ragazzi. 500 grammi di gnocchi. Poi, perfetto. 250 grammi di mascarpone. Uh-huh. I migliori mascarponi, o Santa Lucia o quello della Lidl. Brava. 300 grammi di spinaci surgelati. 150 grammi di speck. Circa, leggerini, sì. Rispicchi d'aglio. 80 grammi di provola affumicata. Uh-huh. 80-100 grammi di parmigiano reggiano a vostro gusto. Olio. Sale. Come olio? Extravergine d'oliva. Sì, giusto. Olio extravergine d'oliva, sale e peperoncino. Evviva! Andiamo a preparare. Sul fuoco mettiamo una padella con uno spicchio d'aglio. Ma e sono due? Ehi, due, brava, sai contare. E l'olio? Quanto olio? E tu l'hai fatto olio, così. Va bene. Olio quanto basta. Un po' di peperoncino? Yes. E che fai? Fai riscaldare. Basta così, sennò poi abbampi. Brava. Facciamo riscaldare. Appena soffrigge l'olio, buttiamo gli spinaci. Ok, andiamo sui fuochini. Buttiamo prima degli spinaci lo speck dentro. Intero? Facciamo. Intero? Intero, a pezzettini. Ah, quindi fai una sorta di bacon croccante. Una sorta di pre-bacon. Dai, veloce. Leviamo anche lo speck baconizzato, mettiamo l'olio insaporito sulla fiamma e ne aggiungiamo ancora un altro po'. Altri due spicchi d'aglio, quindi gli spicchi d'aglio salgono a 4, che servono due per il bacon e due per gli spinaci. Facciamo soffriggere un attimino l'olio, poco e poi e cominciamo a mettere, mi raccomando. Questo lo metto io perché lui gli schizza e si brucia, ragazzi. Sono piccolo! Lasciamo andare, va bene? Mettiamo un par schizzi. Prendiamo quasi tutto lo speck, mettiamolo dentro un mini mega mixer, tritiamolo. Come triti? Sottile o grossolano? Grossolano. Ok? Sì, perfetto. Non lo dici che ne hai lasciati due pezzi grossi? Ne ho lasciati due pezzi grossi, brava. Prendiamo un'altra padella, mettiamola sul fuoco, versiamo i 250 grammi di mascarpone. Mettiamo un goccio d'olio. Ok. Guardate sempre, date sempre un'occhiata agli spinaci, non mettete sale negli spinaci in modo tale da non fargli buttare troppa acqua. Nel frattempo facciamo la salsina di condimento. Ma senti, ma tutte queste cose... Queste nozioni sono derivanti dalla mia famiglia, che cucina da generazioni e generazioni male, e quindi grazie a mia moglie io ora sto imparando a... leggermente a cucinare. Devo dire che questa ricetta, come la facevo io, faceva schifo, ma grazie alle correzioni di mia moglie, vedi, lo sto dicendo, verrà sicuramente buona e non acquosa. Mettiamo dopo il mascarpone il nostro parmigiano, tutto quanto, 100 grammi, e anche la provoletta. Metta anche la provoletta, che cosina leggera. Sì,
un ferragosto all'insegna della forma fisica tondeggiante. Gli spinaci? Gli spinaci sono pronti. Benissimo, scendiamoli dal fuoco. Quindi la salsetta si deve liquefare, si deve fondere liquefare, tutto. Si deve fondere tutto quanto, gli ingredienti si devono fondere e naturalmente un pochettino si deve stringere. Va bene, allora lasciamola andare, spostiamoci di là a preparare gli spinaci. Sì. E nel frattempo mettiamo sull'acqua per la pasta. Sì. Salata? Sì. Sì, salata, l'acqua per la pasta, mettiamola su. E allora, acqua per la pasta. Carissimi amici, dei due spicchi d'aglio che c'erano nella padella, ne ho levato uno. E adesso questi cosa fai? Li frulli? Sì, li frulliamo sempre nel megamix. Aspetta, le lanci sono dentro le lame e frulli anche quindi anche un po'. Sì, certo. Vai. Quindi versiamo tutto quanto. Ecco qua. Naturalmente levate gli alberi. No, vabbè, era un piccolo filamento. Magari se stacchi il bicchiere. Scusa. E adesso quindi riversi in padella il composto, sì, vero? Vai. È caldo. Caldo, stai attenzione. Adesso aggiungiamo anche lo speck. Tieni amore, io non sono il chef. Grazie. Mescoliamo insieme. Una volta mescolato, andiamolo ad aggiungere la salsina. Ah. Wow! E noi incorporiamo gli altri ingredienti fuori dal fuoco. Vai! Perché fuori dal fuoco? Perché oramai è molto sapido e quindi se ci fosse la fiamma sotto, lo speck, lo spinacio perderebbe l'acqua. E sarebbero guai. E noi non vogliamo questo. No. Bellissima! Dovresti metterla. Sono molto emozionato, veramente, perché non è mai venuta così legata. Proprio è bello, sembra un impasto serio. Guardate, gente. Io mi emoziono solamente a vedere questa cosa che veramente legherà sicuramente con me. Guardate, e vi lascio anche la padella pulita. Ho acquistato 100 punti agli occhi di mio marito. Non c'è che dire. Io intanto vado a buttare gli gnocchi nell'acqua. Non c'è bisogno che questa parte la vediate, sì, no? Rimettiamo sul fuoco la nostra padella. Mettiamo dentro gli gnocchi. Buonissimo il condimento, complimenti. Allora, e adesso dobbiamo mantecare. Mantechiamo? No, fai tu, io non riesco a fare questa roba. Quindi impiattiamo? Bravissima. In qualche modo vorrei contribuire, quindi io vado con l'impiatto. Vai, bravissima. E come nella migliore delle famiglie tipiche tirolesi siciliane. Col coppino. Col coppino si mette lo gnocco sul piatto. Vuoi dare qualche suggerimento ai nostri amici che la volessero portare a mare? Allora, per rendere più sfizioso questo piattino, arrivati a questo punto, diamo una bella spolverata di parmigiano reggiano, una spolveratina di noci tagliuzzate al momento, giusto per renderlo più estivo, capito? Certo. È un ventaglietto di speck a guarnire il tutto. Senti, è bellissima, è veramente bellissima. Non è mai venuta così buona perché giustamente non c'eri tu ad aiutarmi. Amore. E quindi noi vi lasciamo le foto. E buon Ferragosto a tutti. Ciao. Visto che è semplice ricetta e soprattutto che è leggera, veramente l'unica cosa leggera di questo piatto è solamente il piatto che contiene gli gnocchi. Perfetto per il pranzo di Ferragosto, portatelo in spiaggia e la riuscita del vostro Ferragosto sarà assicurata. Sì, cotolette, un'anguria, una cotoletta, metteteci anche la gnocca, no, lasagne, mettiamoci anche la gnocca e gli gnocchi. Ma che stai dicendo? Scusate, cari amici di Cuore una Carpa, ma siete che nel suo invece degli spinaci c'era qualcos'altro di verde. Non lo so. E quindi, bene, se vi è piaciuta questa ricetta, mettete tantissimi pollici in su, condividete il video e mi raccomando, diffidate dalle imitazioni, sempre e comunque. Certo, perché di due cuori in una carpa ce n'è uno solo, quello col nano al centro. E allora. Bene, dopo questa cosa, noi ci rivediamo presto. Sulle vostre tavole. Ciao, buoni gnocchi a tutti e buon Ferragosto!